Oh, hai finito! Ci abbiamo lavorato tutti così tanto. Mostracelo, dai! Sì! Cos'ha che non va? La prima cosa che mi viene in mente è che non hanno pagato Mario Zucca per doppiare Wario, perché ha solo fatto versi. Comunque, ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e benvenuti nella demo di WarioWare Get It Together. Dato che ho giocato tutti i WarioWare, non potevo esimermi dal giocare anche questo, ed infatti l'ho già preordinato. Costa tra l'altro poco per essere un gioco di Nintendo Switch, quindi bene così. Però, iniziamo subitissimo la demo. Un giocatore, perché sono sempre da solo. Io sono solo, non ho nessuno con cui giocare. Bene, che succede? Ora capisco perché mi sentivo così leggero. Sta fluttuando in aria. Sarà perché sono dentro il gioco? Vabbè, che importa. Sto volando, è giusto. Wario! Alla continua ricerca di tesori e crea giochi per guadagnare soldi a palate. Adora l'aglio e si sente. Sì, lui grazie all'aglio diventa Wario Man. E tra l'altro sì, da primo WarioWare c'è sempre questa cosa che lui cerca di creare dei giochi per diventare ricco in maniera molto facile. Cioè praticamente questo è Wario Land. E qui su Wario Land fai questo. Ah, devo sconfiggerlo? Ok. Questo è Wario Land uguale. Attacchi con la spallata, ok, devo... Wow, oddio, pensavo che era tipo una specie di boss quello, invece no, è il classico schermo che hai di attesa mentre... Ok, ok, grande, sempre questi minigiochi con queste statue, oggetti, cose più incredibili che ogni WarioWare ha molto molto apprezzato ogni volta. Ok. Wario, eccoti! Aspira a diventare un grande guerriero e si allena con impegno con Master Mantis. Ama e ravioli ripieni. Se tiene premuto A, salterà più in alto. Ok. Sì. Perfetto, vai. Vabbè, qui bastava semplicemente scendere. Oh, 18 volte. Come 18 volte? 18 volte? Ci sono anch'io qui! E guarda, posso lanciare il disco che ho sulla testa. Non mi devo neanche muovere. Ah, quindi non si muove lui. Va alle elementari, ma lo scambiano per un adulto, chissà perché. Rapper geniale e fan dei videogiochi retro e amico di 9 volt. Quindi devo mirare e lanciare. Perfetto. Non è un gran problema. Ma se sto fermo tipo lancia in aria, in alto, sì. No, in aria, è ovvio che lancia in aria. Non rimbalzano, peccato. Speravo rimbalzassero. Ah, interessante. Volevo provare un'altra cosa ma mi è uscito. Dobbiamo unire le forze, scambiandoci ce la faremo. Come un po' tutti quanti gli WarioWare. Ok. Pensavo di non riuscirci. Mira e lancia, ok. Tieni in aria. Wow, ah, ma si rompe. Forse. Perché si stava rovinando. A meno che non è semplicemente estetica. Raccoglili tutti. Ah, grande. Il trono fatto d'aglio. Fallo girare.
Ed è quello che deve diventare grande. Dai. Ok, all'ultimo. Lì ci voleva qualcun altro. Yeah. Ok, preso. Ragazzi, ma ci proprio ci buttano così in mezzo alla mischia. Come è giusto che sia. Ah! Accidenti. Non lo so cosa ho combinato. Non ho visto bene. Ma che cavolo. Devo solo farne cadere uno di blocco, forse. Oppure dovevo semplicemente colpire lui. Bene. Colpire il maialino e farlo cadere. Non importa, poi avrò tempo per capirlo. Ah, ma l'ha contato. Quindi già era andato. Vai. Meno male. Ma credo che la demo sia fino a che non perdi tutte quante le vite. Ah, quindi se ne prendevo di più non andava bene. Cavolo. Io pensavo che tipo una volta che hai fatto te lo bloccava, invece no. Vabbè. Ok. Fallo girare. Lui non è male, per quel giochetto, però se prendi bene. Se capisci bene come farlo. Dai. Che cazzo, no, potevo nascondermi là. No. Vabbè, andiamo avanti, vediamone altri, dai. Mona. Ah, quindi quando perdi si sblocca da sola. Nel liceale sempre impegnata con il lavoro e altre attività. Sogna incredibili avventure e stravede per Wario. Già. Chissà perché. Mona avanza senza sosta nella direzione verso cui la giri. Il suo boomerang può essere manovrato nello stesso modo. Ok. Ah, ma quindi lei rimane ferma. Ah, ok, yeah. Forte. Beh, ah, carino, ok. Ma Mona è bloccata? Ah, perché proprio c'è dentro proprio. Ah, ok, lei proprio c'è. Va bene. Per il momento sono sempre gli stessi i minigiochi, quindi magari... Se vedo che non è. Che non cambiano, posso anche fermare il video, raga, perché alla fine sono sempre gli stessi. Ah, adesso anche Katteana. Quindi ogni volta che perdo. Cioè. Allora, Kat salta verso destra e Ana sempre a sinistra. Ah, ma salta di continuo. Oddio. Informazioni 2. Alla fine, ragazzi, sono sempre gli stessi minigiochi, ma con una difficoltà maggiore. Quindi, man mano che perdi, però ogni volta sblocchi i personaggi. Non che vinci, devi perdere per sbloccare i personaggi. Che è tutto un dire. Ah, era troppo. Non ho ballato il tempo e ho perso. Vabbè. 38 minigiochi di fila. Alla fine sono sempre quei 10, 11, 12 uguali, quindi bene così. Però mi sa che sblocchiamo, ecco, Orbulon. Un alieno che aspira a conquistare la Terra, vive qui da tanto e conosce bene la nostra cultura. Quindi, sì ragazzi. Ah, lui attira col raggio. Ok, quindi attrae e non spinge.
Ragazzi, è il classico WarioWare. Sempre fuori di testa, sempre esagerato, a volte poco esagerato, ti aspetti una cosa in realtà ne è un'altra. Anche il prezzo più accessibile, più vicino a un prezzo di giochi per Nintendo 3DS, anche se oramai basta comparare il prezzo del 3DS ai giochi per Switch, oramai basta proprio, anche perché si è fatta una certa. Comunque, se il video finisce qui, sempre i soliti minigiochi nella demo, è normale che sia così. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.